Buon pomeriggio a tutti, grazie a coloro che hanno dato la disponibilità a essere presenti. Abbiamo una logistica, però questo sembra ormai un po' di giorni che arrivato a un certo orario del pomeriggio c'è pioggia, perciò bisogna ricorrere ai rifari. Ringrazio in modo particolare la dirigenza ASL, Gran Completo, perché abbiamo il direttore generale, Aurelio, il dottor Saino, direttore sanitario, il dottor Cassissa, direttore amministrativo, e poi il dottor Laudani, il direttore di distretto. Solo una breve introduzione, poi passerò la parola al dottor Aurelio, che vi darà un po' la conferenza stampa, la vostra presentazione, e poi passeremo ai giornalisti per le domande. Pensando oggi, mi viene in mente esattamente, mancano 2 giorni, però 4 mesi fa, 19 febbraio, eravamo alla sala della Cassa di Risparmio di Bra, comunque sera, e si parlava di ospedale, di Ragusa, si parlava anche della Casa della Salute, eccetera. Se pensate, sono passati 4 mesi, per carità, poi lì il discorso tanto poco è soggettivo, però la sensazione oggi riflettendo è che non sia passato un secolo di questo, al di là del momento che abbiamo vissuto tutti insieme, però in questi 4 mesi, da allora avevamo anche presente il Presidente della Regione, ci sono successi. In generale, avvenimenti molto molto particolari, e nel campo della sanitaria, sanità locale, un velocizzare alcuni aspetti, e due in modo particolare, il trasferimento della partenza dell'ospedale di Raduno, e anche qui la partenza e mette le basi della Casa della Salute. Rimane il fatto adesso di presentarlo al territorio, alla città. Devo dire sia come giunta, ma non solo, ai vari gruppi consigliari tutti, indipendentemente da maggioranza o minoranza, ci siamo confrontati con voi e devo dire che la vostra disponibilità è sempre stata tanta. Però tutti quanti, sia giunta, sia i vari gruppi consigliari, hanno evidenziato che non basta. Occorre divulgare sempre di più al territorio le tempistiche, come sarà l'ospedale, che cos'è la Casa della Salute, perché a volte diamo per scontato il termine di un nome, che cosa ci sarà dentro, ecco, in modo che tutti i cittadini, parlo per Brama, del nostro territorio, della Regione Pugliese, abbia assimilato questo. Vi prego di comprenderlo, né una questione di superficialità né di non avere le idee chiare. Noi abbiamo le idee chiare su dove vogliamo arrivare. Vogliamo arrivare ad avere un ospedale unico, efficiente e di eccellenza, così si dice. In ogni caso un ospedale che con tutti i suoi operatori sia in grado di offrire dei servizi al massimo livello possibile, al massimo livello che è richiesto. E vogliamo arrivare ad avere dei servizi territoriali che coprano la maggior parte delle esigenze della gente. Vogliamo riuscire ad avere un uso appropriato delle risorse che ci sono date. E quindi, come abbiamo sempre detto, mantenere per la maggior parte del tempo e delle occasioni possibili la gente a casa propria, in salute, prima di tutto. Se poi ha bisogno di qualcosa, ce l'abbia il più vicino possibile a casa propria, e poi solo, proprio se è necessario, andare in ospedale. Questa è un'idea assolutamente chiara, la vogliamo perseguire. Ma se noi avessimo detto 2 anni fa, quando siamo arrivati, che volevamo fare queste cose il mese dopo, saremmo stati smentiti per n volte.
perché poi le cose succedono anche indipendentemente dalle nostre possibilità. Bisogna avere un traguardo e essere disponibili a fare tutte le curve necessarie per raggiungerlo. Non più tardi di oggi ci siamo trovati per l'ennesima volta con un'unità di crisi aziendale, perché la pandemia Covid, per quanto tutti dicano che è finita, o tutti abbiano la percezione che sia finita, o tutti desiderano che sia finita, evidentemente, perché è fisiologico che sia così, non è finita, per noi non è finita affatto. Noi abbiamo ancora una ventina di pazienti Covid, tra cui alcuni chirurgici, alcuni psichiatrici, alcuni che non sappiamo bene se sono Covid o non sono Covid. Abbiamo un'infinità di variabili che ogni giorno dobbiamo gestire e ogni giorno la situazione è diversa. In questa situazione è difficile fare dei programmi precisi, però non siamo né tentati dalla voglia di dire lasciamo perdere tutto e lasciamo che qualcun altro si occupi, né dalla facilità di dire un programma oggi e sarà sicuramente quello che portiamo avanti, perché lo sappiamo che potrebbe non essere così. E quindi poi noi siamo disponibili a raccontare ogni settimana il programma che abbiamo, perché siamo trasparenti e coerenti, e anche dicendo il programma che abbiamo fatto la settimana scorsa non è quello che possiamo portare avanti, ma la mira è sempre la stessa. Ma è vero che l'ospedale si è allargato? Allora io rispondo, è vero che ci sono delle perplessità, come ci sono in quasi tutti gli edifici sanitari che conosciamo, e come ci sono anche a casa nostra, mentre io qua, mio figlio mi ha chiamato dicendo che si è allargato nel mare, cioè voglio dire, succede, e se, meno male che uno è dentro, perché se uno è dentro asciuga e tappa su un po'. Va bene, quindi poi dopodiché non si è allargato, ci sono alcune perdite qua e là, diciamo in condizioni infinitesime rispetto alle stesse, no? Però comunque questo per dire che l'ospedale che vivo è anche più acerrimi nemici dell'ospedale portati a fare un giro di barre, in effetti è meno peggio di quello che ti pensassi, faccio riferimento a personaggi a cittadini braidesi a voi noti che fanno raccolte del film e che abbiamo accompagnato, che accompagniamo come chiunque voglia fare dei sopralluoghi. All'ospedale di Verduno abbiamo attivi una quarantina di letti di medicina che andremo probabilmente ad ampliare nei prossimi giorni, perché l'esigenza di ricovero che si era drammaticamente risolta durante i periodi più gravi della pandemia si sta progressivamente ampliando, e così cresciamo a Verduno e non cresciamo ad Alba, in modo da aver già fatto una parte del tornado. Continuiamo ad avere un nucleo Covid che per fortuna si sta lentamente riducendo, ma non azzerando. E stiamo predisponendo, qui abbiamo la mensa attiva, la mensa che era la cucina che era là, che è stata trasferita già a Verduno con grande soddisfazione delle persone che vanno a alimentarsi lì, dipendenti e anche altre persone a fornitori che sono molto contenti della qualità del cibo, noi stessi abbiamo provato, e così dire, non sembra una cosa indifferente, ma infatti avere un ospedale che ha già una cucina propria, una mensa, dice quanto sia vivo l'ospedale in sé. La radiologia è attiva con un'apparecchiatura TAC, un telecomandato fisso più uno o due portatili, che fanno gli esami nel reparto quando necessario, e la risonanza magnetica è in video con l'auto, forse è stata prolungata, a breve sarà lì. Quindi diciamo che una parte della biologia è quasi completa, nei suoi requisiti. Il laboratorio di analisi sarà completato entro fine mese, e quindi prima ancora del trasloco sarà attivo il laboratorio di analisi in via definitiva. Quindi potremo evitare di trasportare i prelievi ad altro per i pazienti degenti, e contiamo
man mano che sia possibile di implementare i servizi di raduno ancora in alcuni settori ancora prima del trasferimento dei fondi. L'endoscopia digestiva e tutte le attività della medicina di braccio attive al raduno, come sapete, l'endoscopia digestiva è molto attiva, sta già recuperando più attivamente di altri settori, anche le prestazioni che erano state sospese per via delle indicazioni regionali nel corso della pandemia. È stato ripreso anche per gli screening, prevenzione serena versante timore del nostro servizio, e il laboratorio dell'ospedale di oncologia e di ematologia è già attivo anche a Verduno. Per esempio, una delle nostre intenzioni, per essere possibile, sarà quella di spostare anche l'oncologia di Alba a Verduno, in modo da avere tutta la città oncologica già trasferita su Verduno. Venerdì avremo il primo sopralluogo corposo dei vigili del fuoco provinciale di Cuneo, che verranno a dare il loro, diciamo, il loro parere definitivo, perché i vigili del fuoco sono stati attivi sul cantiere dall'inizio, sin dal progetto che hanno trovato, e poi hanno fatto dei sopralluoghi in itinere, dando via via le loro indicazioni sotto forma di prescrizioni, di suggerimenti, e quindi noi siamo ragionevolmente tranquilli sul fatto che il loro sopralluogo definitivo dia l'autorizzazione rispetto alle SCIA, alle finanziazioni certificate di queste attività che abbiamo presentato già nelle settimane passate, che riguardano alcune parti dell'ospedale. Perché da caso dicono che non si sente nulla, stai più vicino magari al microfono. Credo che se sentite voi la casa dovrebbe sentire uguale, perché non siamo più problema. Però non credo che sia un problema suo. Però se sentite forte voi, se siete forti, probabilmente è un problema di te. Dicevo, i vigili del fuoco preferiscono avere dei settori dell'ospedale da analizzare e poi aggiungerne degli altri. Adesso hanno già evidentemente tutta la parte che è stata attivata nel corso dell'emergenza, seguendo l'indicazione della normativa, che non avrebbe bisogno di intervenire preventivamente i vigili del fuoco. Però noi gli abbiamo comunque segnalate ai vigili del fuoco, e loro venerdì faranno il sopralluogo per queste parti e per altre parti che sono state utilizzate o che andremo a utilizzare prossimamente. A seguire avremo altre segnalazioni certificate, altre SCIA e altri sopralluoghi dei vigili del fuoco. Ci sarà da rodare tutta la struttura anche nel campo dell'emergenza urgenza. Questo è un programma che però noi teniamo nel cassetto. Nel momento in cui abbiamo il placet dei vigili del fuoco, ovviamente questo sarà oggetto di una campagna intensiva nei confronti anche, oltre che degli amministratori delle comunità stesse, insomma, quindi attraverso diversi canali di comunicazione. Per quanto riguarda i trasporti, sapete probabilmente che abbiamo voluto iniziare subito con un segnale concreto di attivazione del trasporto pubblico da Abla verso Verduno e viceversa, che abbiamo programmato di fare su indicazione dell'amministrazione dell'assessorato dei trasporti e della società che gestisce il trasporto, quella linea di bus. Abbiamo iniziato con una navetta che fosse centrata sui servizi di rete anche ferroviaria. Passato poche settimane abbiamo fatto alcune osservazioni circa l'utilizzo che c'era di quelle navette e le richieste che venivano anche dalle persone che avrebbero potuto utilizzarle. Abbiamo integrato le navette con altri orari che fossero invece centrati sui turni delle persone che lavorano
presso la Duma. Non che siano linee dedicate, non è che sia vietato ad altri cittadini di salire sul pullman, perché se si riesce a massimizzare l'utilizzo, ovviamente risulta più sostenibile. Queste linee partiranno, credo, dalla prossima settimana, perché avevamo chiesto 2 settimane, già la settimana scorsa, per implementare. Sì, dal 22 si può partire. Ovviamente, come sempre, come detto all'inizio, si preferisce fare delle implementazioni e un'osservazione, no? Perché poi con l'implementazione dei servizi magari vengono poi delle altre esigenze, mentre magari viene fuori dalla vita delle 10:30, non prende nessuno, allora è inutile far girare un vuoto, è meglio mettere un altro a un'ora che non si era prevista in precedenza. Il servizio è stato esteso, sarà esteso anche tutto il sabato, tutta la domenica, tutti i giorni festivi, e anche fino alla sera tardi per l'entrata e l'uscita del turno tra pomeriggio e la notte. Quindi dovremmo arrivare da e per bravo Arduino, con una linea che potrebbe essere molto esaustiva delle esigenze sia della popolazione che degli operatori. Questo senza considerare che continuiamo a osservare la situazione e potremmo implementarla. Sempre nella prossima settimana, se interessa meno alla popolazione valdese, ma non è detto, cominciamo a inserire anche qualche navetta da Alba, da e per Alba, perché c'è anche qualcuno che abita ad Alba, dalla parte di là del territorio, e che lavora perché deve andare ad accompagnare dei pazienti. Anche qui, con un primo tentativo di navette, poi andremo a integrarle, sicuramente decentrate sui turni, come non sulle linee ferroviarie, perché il treno è poi lo stesso che potrebbe arrivare a Razzo, gli orari delle 35 coincidono sull'arrivo sia ad Alba che dal resto della linea. Sulla strada non ho, come sapete, grande competenza, e noi continuiamo a insistere con l'amministrazione provinciale, perché se è vero che non è che da un giorno all'altro possiamo allargare le 7-7 o finire la Schettino, da tempo si possono prendere dei provvedimenti funzionali che possono facilitare in qualche modo la circolazione. Però al di là di sollecitare gli interventi, questo probabilmente le amministrazioni comunali possono essere più incisive come noi, poi non è direttamente competenza nostra. Chiaro che adesso la situazione non è particolarmente critica, perché flussi di persone non sono eccessive, anche se a guardare i parcheggi, insomma, ci sono diverse decine di persone che già accedono, che per adesso non ci sono state grosse criticità, a parte la persona della settimana scorsa che ha creato qualche problema momentaneo alla circolazione. Su Verduno non avrei altro da dire, se non che in realtà noi stiamo anche su Verduno, cercando di adattare la struttura, seguendo le indicazioni che abbiamo sia dal Ministero che dalla Regione, ma seguendo anche il buon senso, adattare la struttura così come è la struttura di Alba in questo momento, ad essere pronta ad accogliere pazienti che abbiano un'infezione da Covid-19 o il sospetto di un'infezione da Covid-19. Il progetto originario ovviamente non prevedeva questa possibilità. Noi dobbiamo essere pronti ad avere a fianco delle aree di assistenza, diciamo, normali, anche delle aree di assistenza per pazienti infetti e anche delle aree di assistenza di pazienti che non si sa se siano infetti o no. Tipicamente sono quelli che hanno un quadro clinico che è suggestivo ma il tampone è negativo, oppure in attesa di ricevere il tampone. E quindi dobbiamo avere dobbiamo essere pronti ad avere 3 percorsi differenziali. Ovviamente i pazienti sospetti li dobbiamo trattare come se fossero infetti, però ognuno in una stanza singola, perché se poi non sono infetti non devono essere lontani. Quindi capite che
è una situazione veramente complessa, veramente con tante articolazioni e che ci richiede di fare dei lavori. Allora, è incredibilmente vero come un ospedale sia sempre un cantiere, perché appena ritirato il lavoro è finito, già dobbiamo mettersi lì e fare proprio dei lavori di muratura. Adesso per fortuna è un'edilizia facilmente adattabile, però comunque stiamo facendo queste operazioni oltre che finire gli allestimenti. Ogni giorno vengono installate dei computer, sembrerà una cosa sciocca, però ci sono centinaia di impostazioni di PC che vanno tutte impostate, cioè l'installazione di tutti gli applicativi generici e gli applicativi delle hardware con tutte le abilitazioni delle utenze, e questo richiede un lavoro molto lungo che stiamo, e poi è il vero lavoro del trasferimento, perché poi il trasferimento dei pazienti è una questione che, preparandola per tempo, è una questione che ci prenderà una giornata e mezza, proprio se vogliamo diminuirlo. Invece è la preparazione di tutto, no? Quindi adesso quello che voi vedete a Verduno sono le operazioni di pulizia di fino, installazione degli arredi e delle apparecchiature, comprese le linee informatiche, e più in alcune aree delle opere, diciamo, edili e artistiche di minima, che servono per adattare la struttura alle nuove esigenze che si sono presentate. Ovviamente, quando parliamo della seconda metà di luglio, parliamo di quel tempo che sia necessario per finire tutte queste operazioni. In questo periodo avverranno anche i sopralluoghi dei vigili del fuoco, quindi tutte le parti amministrative frontali. Lasciamo la parte che sicuramente qualcuno vorrà approfondire, ma la lascerei da parte, dei rapporti col concessionario, perché adesso il concessionario ha avuto una variazione della compagine su interno, sono subentrati degli altri attori, ma il nostro rapporto è sempre con il concessionario, la società con cui abbiamo firmato, su cui era stato firmato il contratto originariamente. Tutte le parti di possibile contenzioso, penali, e riserve, eccetera, eccetera, registreremo, direi, a latere, con un canale parallelo del tutto distinto dalle operazioni di servizio e quelle di adattamento e manutenzione dell'immobile. Io avrei finito sulla parte dell'ospedale, lascerei la parola a Mario e Delia che dicono qualcosa sulle case della salute, e poi magari approfondiamo su quanto vorrei chiedere. Buonasera, e comincerei a parlare della casa della salute citando uno slogan dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il modo migliore per stare bene e cercare di non ammalarsi, che è una tautologia di per sé, però direi che questa è la funzione prioritaria e precipua della casa della salute: cercare di fare in modo che le persone non si ammalino. Questo è il primo obiettivo. Dopodiché, forse sapete che la prevenzione si agisce a tre livelli: primo, secondo, terzo livello. La prevenzione del primo livello è proprio protesa a far sì che le persone non si ammalino. E per esempio questo obiettivo viene perseguito con le vaccinazioni. Quindi vacciniamo le persone contro l'influenza e riteniamo che non si ammalino per l'influenza. Poi c'è la prevenzione di secondo livello, la cosiddetta prevenzione secondaria, che ci consente di agire su fattori di rischio e limitarne gli effetti. E infine quella terziaria, che interviene nel momento in cui una persona ha già contratto una malattia
e cerchiamo di prevenire ulteriormente le condizioni che potrebbero determinare un ulteriore peggioramento. Perché ormai credo sia come evento noto, la medicina ha scarsamente un effetto balistico in cui elimina completamente un problema, ma quasi sempre si ricorda, si riconduce il problema di salute a un fattore di tipo cronico, la cronicità. Un tempo parlare di oncologia faceva un po' tremare. Oggi chi è, per sua sfortuna interviene in un percorso di tipo oncologico, in realtà entra in un percorso della cronicità. E la gran parte delle azioni relative a questo percorso non avvengono in ospedale. O è meglio, è bene, è opportuno, è doveroso che non avvengano in un ospedale. Perché l'ospedale comunque è un ambiente sempre un po' a rischio per le cosiddette malattie nosocomiali e infezioni spesso gravissime, difficilissime da rimuovere. Pensate alla aspergillosi e a quant'altro. Un altro esempio che vorrei portare è quello della gravidanza, della maternità, della nascita, dello sviluppo della vita di un bambino. La gravidanza dura mediamente 270 giorni, come sapete, e di questi 2-3 mediamente avvengono dentro un ospedale. Tutto il resto non ha niente a che vedere con l'ospedale. Ci sono almeno 3 ecografie, tra cui una importantissima la 20ª settimana, detta morfologia, ci sono esami del sangue, ci sono controlli effettuati dall'ospedale, dagli specialisti, ci sono addirittura ancora esami batteriologici, per esempio, da effettuare a pochi giorni dal parto, e tutto ciò è bene, opportuno e necessario che non avvenga dentro un ospedale. E poi dopo la nascita del bambino, ci sono i controlli di salute, i bilanci di salute del bambino, ci sono le vaccinazioni del bambino, ci sono i percorsi che favoriscono la genitorialità, come il massaggio al neonato, l'allattamento al seno, gli ambulatori per l'allattamento al seno, e anche qui peraltro c'è una bella esperienza in proposito, e tutto ciò non avviene, non deve avvenire all'interno di un ospedale. Quindi sostanzialmente la casa della salute è sì quel posto dove si fanno i prelievi, perché è bene che non si vada in 300 ogni giorno, in 500, no? Dentro un ospedale, ma si fanno i prelievi, dove si fa una diagnostica di base, tipo, per esempio di tipo radiologico, ecografico, e quindi per immagini, dove si fa riabilitazione, dove c'è un consultorio familiare, come dicevo, che gestisca i percorsi della percorso nascita, quindi della gravidanza, della nascita, e dove c'è un punto dove poter prenotare, quindi ricevere una serie di risposte a bisogni anche di tipo amministrativo, ma soprattutto è un posto dove dobbiamo imparare, e lo stiamo cominciando a fare, a realizzare quella modalità organizzativa nota e di cui si parla da circa 20 anni, che è per l'appunto la casa della salute, che è il luogo dove si gestisce la continuità assistenziale e la presa in carico delle cronicità, dove quindi ogni singolo paziente riceva un piano di cura personalizzato, che viene messo in mano a un operatore sanitario, che sia infermiere o medico, e che ha la responsabilità, quindi, come case manager, per usare il termine anglosassone, come quindi gestore del percorso.
pensante al percorso del paziente diabetico. Abbiamo già fatto una rilevazione nel nostro territorio con i nostri medici di medicina generale dei pazienti con problemi respiratori cronici, al paziente a rischio di scompenso cardiaco, al paziente con rischio o comunque già con problemi di demenza, legati quindi prevalentemente all'età, e potrei citare almeno le 11 classiche patologie croniche, che non devono andare a finire dentro un ospedale, ma che devono trovare una gestione del loro percorso personalizzato all'interno della casa della salute, con l'infermiere di comunità che stiamo attivando. Stiamo anche in questo momento proprio reclutando infermieri per dare loro questo mandato di agire nell'ambito della cosiddetta fragilità, che non è solo sanitaria ma anche sociale, e quindi dove si agisca all'interno della casa della salute, credo non ne possa dare atto, quella integrazione socio-sanitaria che si rende indispensabile per dare una corretta risposta a queste condizioni di fragilità socio-sanitaria. Non so, io mi fermerei qui, in realtà si possono dire molte cose, comunque in termini di servizi, diciamo, diretti, che però sono quelli che ci interessano un po' meno, un po' come un supermercato, no? Dove si va e si estraggono dai banconi le cose che ci interessano. Vorremmo diventare noi i gestori di questi percorsi e poi naturalmente ci saranno anche delle attività che risponderanno a una domanda di tipo, diciamo, non organica, puntiforme, insomma, quella di fare un ferriero non è che per forza deve fare parte di un percorso, ma se ha un programma di salute, quel prelievo glielo facciamo noi nei momenti giusti, e questo ci faccio l'esempio nell'ambito della broncopneumopatia cronica, insomma, malattie respiratorie croniche. Noi abbiamo pazienti che effettuano una spirometria 3-4 volte l'anno e altri che non la fanno mai. Quindi a seconda così, un po' da una più o meno marcata attenzione o del proprio medico di famiglia, oppure da una domanda espressa direttamente dal paziente, ma che non necessariamente corrisponde al bisogno. Allora, se noi, come stiamo facendo, prendiamo in carico i pazienti con patologia respiratoria cronica, definiamo il livello di gravità e quindi classifichiamo il livello di gravità della patologia, quindi stratificazione e staviazione e profilazione della popolazione, gli diciamo noi quando deve fare la spirometria, gliela prenotiamo, lo chiamiamo, gli stiamo un po' dietro, e se non la fa lo chiamiamo e diciamo scusi, in tutto questo, se riusciamo a convincere anche i medici di medicina generale a essere presenti all'interno della casa della salute, chiudiamo il cerchio, perché abbiamo gli infermieri e li abbiamo e li mettiamo. Abbiamo gli specialisti, pneumologo, cardiologo, diabetologo, li abbiamo e ci sono e rimangono, per esempio, nella casa della salute. E in questo momento non abbiamo, diciamo, l'elemento di preunione fondamentale tra tutto, presente fisicamente il medico di medicina generale, ma lo coinvolgiamo comunque in un percorso di tipo funzionale, in cui anche dal suo ambulatorio è in grado comunque di gestire questi percorsi. Mi fermo qua e rimango a disposizione. Aggiungo pochissime cose a quello che il dottor Frey ha detto in maniera più esaustiva. Anzi, semmai posso riassumere i concetti che sono stati fondati intorno alla
concetto appunto di funzionalità della casa della salute. La casa della salute è prima di tutto un luogo che è strumento per una finalità. Questa finalità è una medicina innovata, moderna, si dice una medicina di iniziativa, non solo più una medicina di attesa. Questa importanza di essere non in attesa è venuta fuori da questa inaspettata epidemia di una determinata coronavirus che nessuno di noi si aspettava, nessuno si aspettava una portata così forte. Il ruolo del territorio di contrastare un evento di questo tipo è fondamentale. Ci vuole una medicina di iniziativa, un nuovo approccio ai problemi sanitari cronici e acuti al tempo stesso, cronici, perché sappiamo bene che, ad esempio, in un certo punto dall'epidemia Covid, sono stati i pazienti fragili quelli più colpiti, e per contrastare questi eventi è fondamentale avere un qualche cosa che è di più di una casa. Mi viene che si potrebbe quasi parafrasare lo slogan catalano che dice che il Barcellona è più di un club. Bene, la casa della salute è più di una casa, è un qualche cosa che deve essere funzionale a un nuovo modo di programmare la sanità territoriale. Quindi la casa in sé è il luogo dove si programma una medicina diversa, più moderna, innovata, migliore. Allora, prima di dare la parola per il giornalista che vorrà fare domanda, ci tenevo solo a fare due brevissime riflessioni e una notazione tecnica. La prima notazione tecnica è il fatto di scusarci, soprattutto chi sente, tra virgolette, per le difficoltà di sentire, però domani verrà caricato il video, perciò chi eventualmente ha perso dei passaggi oggi avrà modo di poterlo vedere tutto. Il secondo aspetto è questo, che proprio perché parliamo di territorio non è più presente, però gran parte di quello che è stato detto oggi dobbiamo ringraziare il grande lavoro della Fondazione per l'ospedale, perché è composto, i componenti della Fondazione dell'ospedale sono parte del territorio, rappresentano il territorio, hanno saputo coinvolgere il territorio e hanno avuto un ruolo importantissimo anche durante questi 4 mesi, ecco, dal famoso 19 di febbraio ricordato in partenza. E l'ultimo, se ne è già accennato prima, l'aspetto viario delle opere pubbliche. Volevo confermare, come abbiamo già anche avuto modo di dire nell'ultimo consiglio comunale, in particolare per due opere che sono il ponte di Pollenzo e la variante di Pollenzo, che in questo momento hanno la copertura finanziaria, e ricordo che la variante di Pollenzo ha la copertura finanziaria grazie anche al comune di Bra, perché dalla partenza di 2.2 milioni fondi Crosetto al costo definitivo di 2.9 milioni, i 700.000 un impegno del comune di Bra, 6 dicembre saranno disponibili ad assumerci un mutuo. Ecco, la comunità tutta si assume un mutuo per permettere di facilitare l'accesso all'ospedale. Data la copertura finanziaria, confermo che tutte le settimane, dal punto di vista politico e dal punto di vista amministrativo, il Comune sta seguendo costantemente, e per quanto riguarda in particolare la variante di Pollenzo, la provincia ci ha confermato che nell'ambito delle varie opere legate ai fondi Crosetto questa è messa ai primi posti. Pertanto
con tutti i tempi tecnici, ecco, io non sono un esperto in quel senso lì, però con tutti i tempi tecnici che occorrono, però seguendoli riusciremo ad avere quanto prima la partenza dei lavori in tal senso. Era doveroso integrare quello che ha già detto bene il dottor Veglio. Adesso se do io la parola o se la responsabile dell'ufficio stampa dell'AS eccetera prendere in manutenzione, però chi si prenota per qualche domanda. Questa struttura
che ha dato ottima prova di sé. Sono le cosiddette USCA, comunità speciali di continuità assistenziali, e noi abbiamo attivato in 3 sedi dell'ASL con 21 medici che si recano a domicilio del paziente, che seguono le case delle RSA, le strutture residenziali per anziani, e che agiscono anche insieme agli infermieri, mediamente circa 8 per ognuna di queste aree di attività, nell'ambito della fragilità e della vulnerabilità prevalentemente assistenziale e clinica. Se posso permettermi, mi vorrei integrare solo perché mi sembra molto importante fare un collegamento con quello che è stato detto prima. Noi abbiamo un programma che Mario vi ha precisamente delineato in termini di principi. Noi non sappiamo fra 10 anni, 15 anni, 20 anni dove sarà espletato questo programma, sarà possibile avere un meraviglioso posto ideale in cui tutto sarà localizzato in termini precisi di flusso di persone. Però siamo orgogliosi e felici di poter dire che noi lo portiamo già avanti adesso questo programma. Come si è permesso, come si è possibile? Non ci facciamo specie di farlo in stanze che magari non sono ideali, in luoghi che non sono perfetti e magari non con tutti i tasselli che ci piacerebbe avere pronti, ma preferiamo farlo comunque, farlo comunque per quel che ci è dato di farlo, con l'aiuto di tutti e avere quindi una strada aperta che può essere migliorata nel tempo. Fa parte di quei progetti che noi vogliamo portare avanti e che portiamo avanti comunque, magari trovando anche dalla necessità l'opportunità di sviluppare delle azioni che magari un mese fa, due mesi fa non immaginavamo. Vi faccio un esempio sciocco che è parziale, no? Ma voi sapete che noi abbiamo delle regole precise, delle regole ministeriali per cui dobbiamo osservare il distanziamento e quello che magari alla sera prendendo l'aperitivo e facendo una festa la gente non rispetta, non capendo che il problema esiste ancora. Noi siamo obbligati a farlo rispettare, siamo assolutamente tenuti a farlo con delle responsabilità ben precise, per cui chi va a fare il prelievo al mattino dobbiamo fargli fare una coda tenendogli a distanza uno dall'altro. Lo dobbiamo fare perché non possiamo correre il rischio, far correre il rischio che la singola persona che sia portatrice asintomatica del virus infetti gli altri che sono tutti assembrati lì. Quindi lo dobbiamo fare. Bene, la struttura di Bra ci permette di farli aspettare nel cortile, mentre la Dalva sono tutti sul marciapiede fuori. Allora, la soluzione la troviamo comunque. Però a Bra abbiamo una struttura che ci permette di farli aspettare in modo, diciamo, meno disagevole che altre parti. Coinvolgendo anche la comunità per trovare delle soluzioni, qualcuno che aiuti. Ancora adesso, ma giorno a me. Infatti, però questo l'ho detto anche per introdurre questo argomento, no? E c'è davvero bisogno che tutti insieme si capisca che siamo in questo momento in un momento molto particolare. Stiamo recuperando le prospezioni sospese, anche queste, si tratta di telefonare alle persone, farle venire in condizioni non standard, quindi in un momento in cui dobbiamo ridurre l'attività perché dobbiamo lasciare dei tempi maggiori per la squalificazione e così via, comunque stiamo recuperando anche le prospezioni sospese. Allora, avrà, come dato, in questo momento avrà più che data, stiamo cercando di trovare delle soluzioni. E in questo cerchiamo di vivere i presupposti, i principi che abbiamo delineato.
In mezzo ci sono dei problemi strutturali che fino adesso abbiamo ottenuto delle deroghe per il rispetto di norme di sicurezza, proprio perché era previsto un futuro diverso. Non è che queste difficoltà strutturali sono cancellate, dobbiamo comunque tenerle presente, ma neanche questo ci ferma, perché sarebbe semplice dire non possiamo fare niente, chiudiamo, ciao, arrangiatevi. Invece utilizziamo le stesse strutture, ci adattiamo a quelle che sono e intanto pian piano facciamo frullare il cervello e ipotizziamo delle soluzioni alternative, migliori, non so, questo lo decideremo insieme. Su questo la fretta sicuramente non è foriera di buone soluzioni. Bisogna pensarci, provare, come il pullman che abbiamo detto prima, no? Non è se troviamo la soluzione giusta subito, proviamo, vediamo come funziona, dopo un po' la cambiamo, integriamo e vediamo se è ancora il caso di fare la rivoluzione. In realtà i tempi della casa della salute, i tempi del trasloco sono... La casa della salute esiste già in luce. Credo che i cittadini di Pra nel 95-98% dei casi per loro non si è cambiato niente, nel senso che quello che avevano come servizi continuano ad averli, salvo la tenda di ricovero che era prevista già in spostamento e che è già stata spostata per loro. Il nostro tentativo è di proseguire su questa strada arricchendola soprattutto dal punto di vista qualitativo della tipologia di servizi prestati. Come diceva Mario Leglio prima, dovremmo passare da una politica del supermercato alla politica della ricerca dei cittadini, della medicina di iniziativa, cioè cercare i problemi prima che siano troppo gravi oppure proprio quando non ci sono per fare della prevenzione vera. Grazie. Altre domande? Ecco, ne approfitto, tema trattato adesso dal dottor Veglio, perché fra gli aspetti della casa salute vi è anche la presenza sia del sociale che del sanitario. Ecco, detto così, una bella parola, però guardiamo dietro il significato, cosa vuol dire per i cittadini. Proprio partendo da questo che diceva il dottor Veglio dell'aspetto di ricerca territoriale, vuol dire parlare di anziani, vuol dire parlare di minori e vuol dire parlare di disabilità. Ecco, noi, dico questo, poi non essendo sanitario, perché collaboravo con chi mi ha preceduto nel ruolo di sindaco e con il dottor Cassista, che quanto noi abbiamo sperimentato cosa voleva dire provare l'unire il sociale e il sanitario. Ecco, invece a mille difficoltà, però sicuramente ha portato a maggiore operatività sotto questi tre aspetti, e sono aspetti che incidono molto sul territorio. Vorrei mettere in evidenza. Non hai messo anche due questioni che non vedo, o forse sono inserite all'interno che cosa resterà avrà. Intanto la questione del laboratorio italianistico è in via di predisposizione, nel senso che alla data quale non c'è ancora, non mi risulta che ci sia un ambulatorio infermieristico, o c'è già. L'altro aspetto è il servizio, la valorizzazione del servizio territoriale. Io credo che anche qui alla presenza dei giornalisti, parlo di un'esperienza personale, ma che è molto utile dal punto di vista del come comunicare ai cittadini di un servizio che è praticamente sconosciuto in più, a meno di coloro che non utilizzo. Parlo dell'ADI, ho avuto la fortuna di poterne usufruire
per mia mamma 98enne e vi garantisco che è un servizio di primaria importanza svolto da personale qualificato che sa rapportarsi con un elenco di 18 punti, di 18 posti dove deve andare in una mattinata, quindi immaginatevi con quale velocità deve agire, e al tempo stesso ho notato una grande professionalità, ma soprattutto una grande capacità di sapersi rapportare con l'anziano e con il malato e con il caregiver, come vengono chiamati loro, che stanno vicino, che possono essere le badanti piuttosto che le sostitute delle badanti, nel senso le figlie o chi c'è, e svolgono un servizio veramente molto molto importante che va ulteriormente valorizzato, perché è del tutto sconosciuto e chi ne usufruisce veramente credo che ne abbia, cioè magari l'ho per scontato, devo dire che viceversa è un servizio molto molto importante. Credo che un lavoro urgente, senza capisco le questioni della velocità, eccetera, un lavoro urgente da fare certamente è la messa in rete dei medici di medicina generale con questo scompiglio di servizio che già esiste all'interno della Casa della Salute. Questo non ha necessità di essere comunicato all'esterno, ma è molto utile all'interno, perché se un gruppo di medici di medicina generale andranno in ospedale, meglio ancora, se non andranno, che ci sia un collegamento tra i medici che svolgono una funzione molto importante di USCA con i medici di medicina generale per avere una continuità assistenziale. Credo che poi l'elemento che si diceva prima, ma magari tra qualche anno, quando si avranno i fondi, si cercheranno i locali per una casa della salute. Nel frattempo abbiamo dei locali che sono intanto in parte probabilmente antichi e difficili da mettere a posto, però ricordiamoci che sono dei locali che i nostri quelli che sono venuti prima di noi in modo molte volte lavorando con un ragionamento di mecenatismo hanno donato alla comunità una cifra perché venisse costruito non un'altra cosa ma un ospedale. E quando io, a me colpisce sempre quando entro in ospedale e vedo i nomi delle persone, quando salgo all'ultimo piano dove si facevano le riunioni e ci sono le varie foto delle però più sono donne tra l'altro, che hanno lasciato delle grosse eredità come destinazione per la costruzione dell'ospedale. Ebbene, credo che questo monumento non debba restare tale, debba essere reso vivo, continuare a vivere e ovviamente adeguato nelle parti dove possono essere
dove meglio può essere utilizzato per lo svolgimento delle sue funzioni. Qui possono essere reparti dove i costi possono essere troppo elevati nel recupero, ma direi che sarebbe in questo momento una scelta questa sì sbagliata, quella di dire attendiamo di avere i soldi per fare una nuova casa della salute e poi avremo una casa della salute fantastica con tutto, ma nel frattempo noi dobbiamo avere oggi i servizi che continuano a funzionare e poi se nell'arco del ragionamento che faceva il dottor Veglio, se nell'arco degli anni si porrà l'esigenza e avremo i finanziamenti per poter avere con caratteristiche simili di facilità di accesso, di eccetera eccetera, un luogo che ospiti tutti questi servizi, per me. Allora c'è però un'esigenza, che è un'esigenza assolutamente direi improrogabile, che è quella di una informazione, e bene ha fatto il sindaco a mettere a disposizione il nostro giornale. Credo potrebbe non essere, non so, forse magari una cifra elevata, però è una spesa che magari potrebbe anche essere sponsorizzata, magari la fondazione potrebbe anche decidere di renderla, ma rispetto agli 11 comuni, una lettera firmata dal direttore e dal sindaco di ciascun comune che dice nell'ospedale, nella casa della salute di Bra troverai questo servizio, questo, dislocati quando entri nell'ospedale, una indicazione con le frecce che indicano dove trovi questo, dove trovi quell'altro, alcune cose ci sono già perché esistono, altre devono essere formalizzate sotto forma di, però credo che questo sia un elemento che secondo me è una lettera che arrivi a casa a tutti i cittadini, molto semplice, che di non più di una pagina, che dia esattamente fatta con quei punti, così come era stato fatto a un certo punto una spiegazione dei passaggi per andare a una roba di quel tipo, che sia di possibilità di accesso per tutti, insomma, perché non tutti hanno una, è vero che la più parte delle persone oramai sono in grado di usare telefonini, non telefonini, eccetera. Esiste comunque, e soprattutto nella parte più fragile della popolazione, una parte di popolazione che ha bisogno di sapere e di leggere, di vedere scritto e di eccetera. Mi sentirei di suggerire questo, ed è anche un aspetto comunicativo che permetterebbe di dire sì, c'è l'ospedale di Rotuno, l'ospedale di Rotuno si va per le acuzie, per i momenti, la stragrande maggioranza dei motivi per cui si va in ospedale, si va per questioni sanitarie, le trovi qui sul tuo territorio. E poi ovviamente a livello di distretto, nei servizi sono arriva, Carasco, eccetera, ovviamente a livello territoriale. Parlo degli 11 comuni perché la realtà conosco di più, conosco di meno il distretto di Alba, quindi non mi soffermo su questo. Abbiate pazienza, era una domanda, era un suggerimento, era una
entrare nell'argomento. Accolgo il tuo suggerimento, Bruno. Forse abbiamo peccato eccessivamente in modestia, questo a discapito di un'informazione che forse sarebbe dovuta essere più efficiente, insomma. È vero che molti servizi, in prego di qualità ottima, che forniamo, e tu hai fatto l'esempio delle cure domiciliari, sono stati poco propagandati, forse perché siamo da buoni piemontesi timorosi del proverbio che riguarda il naso di tavolo, quindi cerchiamo di contenerci nel fare modi di noi stessi, insomma. Quindi credo che si debba però in qualche maniera migliorare la comunicazione. Per me è un tuo suggerimento di dare un'informazione molto sintetica dei servizi essenziali che già sono operativi e quelli che andranno a migliorare anche con la posizione, diciamo, in una cura della casa della salute. A proposito dell'ambulatorio infermieristico, voglio ricordare che proprio in ragione di questa nostra difficoltà comunicativa, probabilmente non è così conosciuto, perché c'è già un ambulatorio infermieristico. Ovviamente se costruiremo la casa della salute del Santo Spirito andremo a migliorare questo ambulatorio infermieristico che già è operativo ed è connesso all'attività del SAC, all'attività del settore domiciliare. Grazie, fermo quello qua, sono, ne approfitto per ringraziare. Intanto devo confermare una cosa, e spesso visto che parlavamo di comunicazione, devo dire non ci hanno parlato, ma all'inizio della prossima settimana è già convocata un'assemblea dei sindaci delle politiche sociali territoriali, dove hanno l'ordine del giorno anche l'aspetto comunicativo per quanto riguarda la sanità di territorio. Perciò abbiamo anticipato e diamo attuazione anche a questo. Volevo ringraziare e darvi la disponibilità completa, sia la collaborazione per l'interfaccia con i medici di medicina generale e dalla disponibilità come giunta ma anche di tutto il consiglio e di tutti i gruppi consigliari per l'aspetto di informazione. Perciò contate sull'intero consiglio comunale. Grazie ancora per la vostra presenza e grazie anche a voi per la partecipazione.